Pesavano poco le case popolari, grazie ai miei genitori sempre spettacolari. Ieri vedevo le foto alle scuole elementari, con quei compagni che adesso stanno ai domiciliari. Qualche anno fa li ho ribeccati in giro sui Ferrari, a fare affari in piazza più di quelli a Piazza Affari. Fuori controllo al contrario dei cellulari, fino a che partirono gli spari. Era l'inferno e c'ero dentro da privilegiato, uno dei pochi col papà che arriva col gelato, mentre il mio amichetto con il padre carcerato a 9 anni invece già era un ladro. E adesso sai cosa mi ha reso differente da tutta questa gente e dal mio stesso ambiente? Adesso sai che non mi è mai mancato niente, quando ho scoperto tutto non mi è cambiato niente. Cresciuto nel nulla in periferia, figurine, patatine ed era quasi magia. Se un tossico de zona rapina la farmacia, un ragazzino de quartiere fa prima de fantasia. Fottuto nel nulla in periferia, senza nessuno da seguire per trovare la via, ma i sacrifici dei miei genitori e qualche bugia m'hanno permesso di trovare la mia. Perciò pensavo che tutti i quartieri fossero come il mio, che tutti vedessero ciò che vedo io, che tutti i bambini ci avessero uno zio di cui si parla come se stesse in cielo con Dio. Però ripeto, per assurdo non m'ha fatto male, piccolo Josué che gioca dentro un lager. Sarò superficiale, però è più che speciale capire la morale fuori da un contesto tale. In zona mia è vero pochi lavoratori, ma devo dirla tutta, pure pochi lavori. Se ve prendete tutti quelli migliori e ce lasciate solo il sogno d'andare a fare i calciatori, io c'ho ste rime qua che facevo per gioco, perché ero scarso col pallone ma mo stare sul podio. Poi col tempo ho capito dove mettere a fuoco e il mio lavoro è diventato dare voce al tuo odio. Cresciuto nel nulla in periferia, figurine, patatine ed era quasi magia. Se un tossico di zona rapina la farmacia, un ragazzino del quartiere fa prima de fantasia. Fottuto nel nulla in periferia, senza nessuno da seguire per trovare la via, ma i sacrifici dei miei genitori e qualche bugia m'hanno permesso di trovare la mia. Cresciuto nel nulla in periferia, figurine, patatine ed era quasi magia. Se un tossico de zona rapina la farmacia, un ragazzino de quartiere fa prima de fantasia. Fottuto nel nulla in periferia, senza nessuno da seguire per trovare la via, ma i sacrifici dei miei genitori e qualche bugia m'hanno permesso di trovare la mia. Bella, fratello.